Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio portarvi nuovamente all'interno di una competizione, in particolare in Francia. Per chi di voi mi segue già da qualche anno sa benissimo che sto giocando una competizione a squadre in Francia, a Parigi, e quest'anno giocheremo nuovamente la stessa competizione. E nel video di oggi voglio raccontarvi un po' questa prima giornata per me. Non è la prima per quanto riguarda la squadra, questo perché in contemporanea sto giocando la competizione a squadre non solo in Francia ma anche a Benevento, e quindi si sono attaccate un po' entrambe le competizioni e sto alternando delle giornate in Italia e delle giornate anche in Francia. Le prime due giornate la squadra ha perso, quindi siamo in una posizione molto difficile, questo perché siamo ultimi e le ultime due squadre del girone retrocedono, quindi avevamo bisogno di una vittoria per quanto riguarda questa mia prima giornata. È inutile che vi ricondivido nuovamente tutte le clip per quanto riguarda il circolo, lo avete visto l'anno scorso, ve lo lascerò stesso qui sopra per chi vuole andare a vedere un po' tutte le caratteristiche di questa struttura, che è davvero molto particolare e stupenda, con i campi sia in cemento che in terra, ma i due campi in cemento con la struttura fissa sono pazzeschi. Ecco che ha inizio l'avventura di tutti i parigini che non parlano apposta inglese. Incredibile questa roba. In questo momento sto aspettando Teo che mi venga a prendere per portare in hotel dopo questa giornata infinita, come ho già detto. E la cosa bella è trovare ogni volta Teo, perché all'aeroporto è casino. Buongiorno, sono le 7 del mattino, cerco di non far troppo rumore perché è davvero presto. Purtroppo ieri sera sono rientrato in hotel e sono andato direttamente in camera a dormire. Quest'oggi voglio portarvi nuovamente al circolo, davvero un po' rivedere perché è passato un anno e che mi ha fatto davvero tanto piacere fare questa competizione. Quindi vedo l'ora di farmi partire in questi ascensori fluo, ma soprattutto di fare una colazione veramente interessante. Allora, voglio farvi vedere brevemente la stanza perché è davvero molto carina. Peccato per la vista che abbiamo beccato un lato dell'hotel che è un po' così, cioè di molto meglio, ma la stanza è veramente molto carina. Adesso ve la faccio vedere. Letto comodissimo, non ho capito perché l'aria condizionata fredda ancora non esce. Comunque davvero molto grande per star da soli. E in più questo è l'ingresso e classico bagnetto, però molto carino. Però oltre a questa cosa voglio farvi vedere cosa mi sono portato all'interno di questo viaggio, perché è davvero molto particolare e ve lo faccio vedere in questo momento. Brevemente, cosa ho portato all'interno di questo viaggio? Sono partito solo ed esclusivamente con questo zainetto completamente vuoto, questo perché non avevo il bagaglio da poter mettere addirittura in stiva, ma soltanto questo zainetto da poter mettere sotto, perché i voli degli aerei sono arrivati a prezzi folli. Nonostante questo ho dovuto anche pagare una multa per portare su questo zainetto, perché ovviamente materiale da tennis, le racchette sono sempre enormi e bisogna sempre pagarli in più, non c'è mai una regola fissa. Bene, nello zainetto ho portato 3 paia di mutande, un paio di calzini, questo perché ho puntato sul fatto che mi arriverà il nuovo materiale per quanto riguarda questa competizione e ci saranno già dentro calzini, tuta e 2 completini che poi vi farò vedere all'interno di questo video. Sono partito con già la tuta dello scorso anno con un completo, quindi ho già un completo addosso da poter utilizzare quest'oggi. In più ho portato altre 2 magliette. Come saprete, gestire un canale YouTube richiede tantissimo impegno e tempo e il vostro sostegno è fondamentale per consentire al canale di crescere e migliorare. Voglio offrirvi la possibilità di poter entrare a far parte della mia community e poter sostenere la mia attività tennistica con il semplice costo di un caffè al mese. Potrete aiutarmi a sostenere la mia attività durante i tornei. Ormai siamo davvero tanti e un piccolo gesto potrebbe davvero migliorare la mia attività. In cambio, cosa riceverete? Un accesso anticipato per quanto riguarda tutti
i video, delle partecipazioni alle live soltanto per quanto riguarda gli abbonati e dei badge personali proprio durante le live streaming. Come potersi iscrivere? Innanzitutto clicca sul pulsante iscriviti se non sei ancora iscritto al canale. Successivamente, accanto alla scritta iscriviti, troverete grazie e potrete scegliere a vostro piacimento anche un'animazione. Il tuo sostegno significa davvero tanto per me e contribuirà a portare a nuovi livelli non solo il canale YouTube, ma anche la mia attività professionistica. Grazie mille a tutti voi per far parte di questa mia avventura tennistica. E un pantaloncino, ovviamente sempre dello scorso anno, in modo tale da poterlo utilizzare magari nuovamente. Poi, nella parte davanti ho portato il mio quadernino dove mi scrivo tutte le cose, polsini, un asciugamano, spazzolino e dentifricio, ma purtroppo cappellino. Poi qui vabbè, ho messo il passaporto, ma che in realtà non serve, cuffie e poi un grip e anche del nastro per le mani. Tutto finito. La cosa invece secondo me più brutta che odio e che purtroppo non avevo spazio da poter portare sono le scarpe da tennis. Questo vuol dire che per questi 2-3 giorni viaggerò con le scarpe da tennis. E la mia idea, il motivo principale per il quale mi sono portato un deodorante che ho deciso di comprare nuovo, più grande, era perché queste scarpe veramente portano un odore che lasciano perdere. Oltre al fatto che comunque nella vita quotidiana, quindi nel camminarci tutto il giorno, personalmente non le sopporto, cioè fanno veramente male a me, per me. Allora, appena finita quest'altra giornata, ci siamo allenati sia mattina che pomeriggio. È incredibile che sono solo con lo zainetto, senza nient'altro dentro. Puzzo come non so cosa. E questo perché non avevo il bagaglio da poter portare in aereo. Dopo aver fatto anche una doccia. E condizioni di oggi veramente abbastanza buone. Alla fine c'è bel tempo, questa è la prima volta che vedo il sole a Parigi, l'anno scorso ha piovuto sempre, però condizioni davvero molto belle, mi sono trovato abbastanza bene soprattutto sui campi fuori. Se vi ricordate, questi qui sono i campi fuori, di là c'è il centrale cemento che è pazzesco, e poi qui ci sono 3 campi coperti sempre in terra e uno, questo qui, sempre in cemento. Una struttura secondo me veramente pazzesca. Peccato che manca la palestra all'interno del circolo, però da quello che ho capito ce l'hanno comunque accanto, perché comunque è come se fosse una polisportiva, una roba del genere, nel senso che di là c'è handball, sarebbe pallamano, sono fortissimi, e là, io la prima partita l'ho vista l'anno scorso e mi piace un casino. Poi c'è anche la pista d'atletica dietro, quindi come se fosse una polisportiva, hanno un po' tutto, però struttura, sono tutti i campi coperti così, stupendi. Come è andato un po' questo primo match, sia di singolo che di doppio, e questa giornata? Devo essere sincero, ho giocato anche abbastanza bene per quanto riguarda il singolo, con un ragazzo che era della mia stessa classifica. Nel primo set ho avuto anche qualche chance, qualche set point che ho sfruttato male, e purtroppo poi dopo nel secondo set lui ha alzato molto il livello. E una cosa incredibile è che comunque quasi tutti i francesi hanno una sensibilità assurda. Sì, l'anno scorso l'avevo detto, ma anche quest'anno. Nel secondo set ho fatto davvero molta fatica perché lui ha giocato in una maniera clamorosa, ho provato a far qualcosina in più anch'io, ma non sono riuscito a far più di tanto. Questo forse è un po' quello che mi sta accadendo all'interno degli ultimi match, dove sto giocando benino il primo set e spesso un po' calo soprattutto nell'inizio del secondo. Allora, è passato qualche giorno da quando è finita questa competizione e registro il video nuovamente, questo perché ho dimenticato tutte le macchine fotografiche a casa, compreso delle schede, e quindi tutti i file sono lì. E siccome sta per arrivare una notizia per voi nei prossimi video, lo vedrete, è davvero molto importante, devo sostituire il video di questa domenica e quindi nuovamente registrare questo qui. Voglio trarre un po' la fine di questo viaggio perché è stata veramente una cosa folle. È girato un po' tutto male, dalla partenza, dal ritardo di 3 ore dell'aereo,
dall'arrivo a Malpensa con l'aeroporto chiuso e completamente tutti i treni e bus che partivano soltanto dalle 5 del mattino. Quindi sono rimasto fermo lì dalle 2 e mezza circa fino alle 5 in aeroporto con l'aeroporto che ha chiuso. Quindi vi lascio immaginare un po' questa esperienza davvero molto brutta, che spero e mi auguro di non ripetere mai più. Però quello che voglio un po' dirvi di questa giornata, innanzitutto sono davvero molto felice per quanto riguarda la vittoria della squadra. Era davvero molto importante, ho giocato un doppio davvero molto bene. Devo essere sincero, in queste ultime giornate sia Italia che Francia sto iniziando a giocare anche abbastanza benino in doppio, e questa è una cosa davvero particolare. È anche una cosa positiva perché comunque ti dà anche la capacità, la possibilità di allenare cose molto importanti anche per il singolo. Quante volte ho parlato della discesa a rete, di collegare i punti quando si va avanti, e soprattutto servizio e risposta. Quindi veramente da non sottovalutare il doppio, soprattutto all'interno delle competizioni a squadre. E devo dire che insieme a Massimo, l'altro ragazzo italiano, abbiamo vinto davvero un doppio molto importante e difficile, ma l'abbiamo vinto veramente giocando un gran bel tennis. Inoltre ci tengo a ringraziare davvero tutti voi, perché probabilmente da questo video, da questa domenica, arriveremo ai 4.000 iscritti, ed è un traguardo davvero molto bello e importante. Paradossalmente lo scorso mese siamo arrivati ai 3.000, adesso stiamo arrivando ai 4.000, una crescita davvero molto importante, ma tutto questo dipende da voi, quindi io ci tengo davvero a ringraziarvi. Sapete che ci sto mettendo tutto l'impegno da parte mia in questi 2 anni davvero lunghi, però credo che questo sia davvero un bel ricambio da parte vostra, quindi voglio ringraziarvi nuovamente. Grazie mille a tutti per essere arrivati fin qui, io vi aspetto domenica prossima per un nuovo video. Ciao!